Una puntata di Imprese in Forma ambientata all'Aurum, dove il 18 giugno si è svolto il Bike Summit, una tavola rotonda per fare il punto della situazione sull'estate che viene definita l'estate della ripartenza. Una ripartenza però su due ruote, perché se c'è una cosa che la pandemia ci ha svelato è che il cicloturismo è una delle tendenze più ambite da parte dei visitatori di tutto il mondo e l'Abruzzo da questo punto di vista ha davvero tantissimo da offrire. Stiamo vivendo un periodo unico nella storia. Questo periodo di pandemia ci ha fatto riscoprire, ammesso che ce ne fosse bisogno, di quanto è importante l'ambiente. E di conseguenza si torna a pensare al turismo all'aperto, usando la bici, camminando. Sarà un percorso unico nella sua bellezza naturale e considerato che quasi mai, come in questo periodo, regione, provincia, camere di commercio, associazioni, imprenditori, ci troviamo grosso modo tutti d'accordo per valorizzare questa risorsa, credo che sia arrivato il momento giusto di spiccare il volo di un turismo di eccellenza sul nostro territorio. Il Bike Summit è stato organizzato da ISNART, Lega Ambiente Nazionale, con il supporto della Camera di Commercio Chieti Pescara, che siede a tutte le iniziative di promozione e valorizzazione del cicloturismo. I dati che oggi abbiamo visto ci prospettano, e che sono dati peraltro legati al 2020, quindi un anno drammatico, perché in realtà è stato l'anno pieno del Covid, ci presentano un fenomeno in straordinaria evoluzione, in crescita straordinaria su tutti i fronti, dal punto di vista della produzione delle biciclette e dal punto di vista delle presenze turistiche. E per questo, visto che il cicloturismo sta diventando sicuramente uno degli asset più interessanti nello sviluppo del paese, nello sviluppo turistico del paese, abbiamo messo attorno al tavolo tutti quanti i soggetti potenzialmente interessati o tutti i partner per lo sviluppo di questo sistema. E quindi ci sono attori istituzionali quali ANAS, Ferrovie dello Stato, Demanio, il Credito Sportivo, l'Enit e così via, non li enumero tutti perché sono davvero tanti, che dibattono su come analizzare, costruire e sviluppare questa realtà, partendo ovviamente dalla Costa dei Trabocchi, che è il territorio che è stato destinatario dell'Oscar per il cicloturismo lo scorso anno e che da quest'anno aprirà come pista ciclabile e di conseguenza sarà un punto di riferimento straordinario anche nell'attenzione nazionale, perché è uno dei luoghi dove in assoluto di più in Italia si è sviluppato quello che viene chiamato il punto 17 dell'Agenda 2030 dell'ONU, che è il partenariato. Un partenariato forte che, a partire dalla Camera di Commercio, con la Regione, il GAL e tutti gli attori territoriali, sta lavorando ad una strategia, a concretizzare la strategia di sviluppo del territorio. E il Covid ha anche cambiato il nostro modo di parlare. Non si parla più di turismo, ma addirittura si parla di turismi, dove il cicloturismo rappresenta l'apice di un bisogno e di un desiderio che si rivelerà appunto quest'estate. La triste vicenda della pandemia probabilmente ha dato paradossalmente ulteriore impulso a questi nuovi turismi, che hanno dalla loro anche il distanziamento fisico, che è andato di pari passo con questa vicenda del lockdown, e ha fatto riscoprire a tante persone, a tanti turisti, un paese fatto di prossimità, fatto di straordinario della regione accanto, della porta accanto, e che sta crescendo moltissimo, non solo in Italia ma in tutto il mondo. In questo il cicloturismo è forse la punta avanzata di questi nuovi turismi. L'anno scorso sarà ricordato come l'anno del boom mondiale del ciclismo, del cicloturismo, un tipo di turismo che sta cambiando anche le abitudini delle persone, gli stili di vita in città e fuori dalla città.
Bike Summit è una delle tante iniziative che ci porterà Art Bike e Run all'evento di apertura ufficiale della destinazione turistica Costa dei Trabocchi, che si svolgerà la prima domenica di ottobre. Per seguire tutte le iniziative dedicate al cicloturismo in Abruzzo e soprattutto a questo evento di ottobre, basterà mettere sui social l'hashtag aspettando Art Bike e Run. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.